Intanto incominciavano i campi a imbiondire e con la messe finalmente cessò la carestia. Quand'ecco un nuovo flagello. Correva la trista voce che in quell'esercito di Lanzichenecchi covasse la peste. In principio però vietato perfino proferire il vocabolo. E poi si cominciò a dire febbri, poi ancora febbri, sì, pestilenziali, il vocabolo infine s'ammette. Poi peste, ma non vera peste, cioè peste sì, ma in un certo senso, insomma qualcosa a cui non si sa dare un altro nome. E infine peste, senza dubbio e senza contrasto. Peste. Ma che il contagio della peste sia sostanza spirituale è uno sproposito, signori. Non è sostanza aerea, perché volerebbe alla sua sfera. Non è acquea, perché bagnerebbe. Non è ignea, perché brucerebbe. Non è terrea, perché sarebbe visibile. E poi, questo contagio, chi l'ha veduto? Chi l'ha toccato? La scienza. Scienza è scienza, bisognerebbe saperla adoprare. Esantemi, paroti, bubboni violacei, sono tutte parole rispettabili che hanno il loro significato. Ma la vera cagione, la neghino se possono, è quella fatale congiunzione di Saturno con Giove. Lor signori mi vorranno negare le influenze degli astri? Mi negheranno che ci siano degli astri? O mi vorranno dire che stiano lassù a far nulla? Come tante capocchie di spilli ficcati in un guancialino. Perché questa grande, immensa porta? E per dove mi fa entrare? Cigola, s'apre, e al chiaro della luna questi corpi, sfatti, sudati, color della bava, queste mascelle cadenti, queste labbra che pendono giù e i seni di queste femmine che paiono resti di cagne, fissati e sbarrati, occhi, guance che vi staccate dall'ossa, gole perforate, squarciati ventri. Restate lì, non venitemi incontro, non toccatemi, non assediatemi, non abbracciatemi. Voi non siete veri, siete un sogno, un sogno generato dal mio ventre, troppo ingordo e troppo pieno. Vorrei dedicare, come dire, qualche riflessione intorno ad una parola, un termine, un concetto che oggi, ai tempi del coronavirus, mi sembra essere, come dire, ubiquo. Non è l'unico, ma è uno di quelli importanti. È il termine, il concetto di paura. La nozione di paura è una nozione che ha un grande pedigree scientifico e ha naturalmente anche un grande pedigree filosofico, un grande pedigree scientifico, è quello che cerca di spiegare, di render conto dello stato emotivo, della reazione emotiva della paura. E noi sappiamo che da questo punto di vista, in questa prospettiva, la paura è una delle leve evolutive più preziose che noi abbiamo. Cioè, voglio dire, se noi non fossimo dei tipi con un cervello un po' più vecchiotto, che si chiama il sistema limbico, e senza la famosa amigdala, cioè non avessimo la capacità reattiva nei confronti di ciò che è percepito come pericolo, di ciò che è percepito come male, o diciamo come disvalore, di reagire o fuggendo o attaccando, come si dice in gergo, probabilmente saremmo rimasti alle caverne. E quindi è preziosa la paura. Naturalmente la conversione della paura in panico, in ansia o in angoscia, cioè mentre la paura è specifica, riguarda quella cosa lì, io mi difendo da quella cosa lì o cerco di rimuovere quella cosa lì, l'ansia, l'angoscia, sono non specifiche, in qualche modo sono questa sorta di dilatazione della dimensione della paura e hanno effetti, come dire, devastanti sui comportamenti, sul nostro modo di rapportarci con noi stessi, sul nostro modo di interagire con gli altri. C'è un grande pedigree filosofico,
Pensiamo al grande secolo dei sistemi, dei potenti sistemi filosofici, il Seicento europeo alle nostre spalle. Pensiamo al trattato sulle passioni, l'emozione diventa passione, diciamo, assume la forma di passione, cioè di qualcosa che mi affetta, di qualcosa che io patisco, in cui io sono soggetto, a qualcosa. E pensiamo alla grande costruzione di Baruch Spinoza. Spinoza ha in mente che due siano le passioni di incertezza. Una è la nostra paura. E l'altra è interessante, è la speranza, perché chiaramente è soltanto se io ho incertezza rispetto a ciò che può essere un bene o un valore che può mettersi in moto la speranza che gli effetti di contenimento siano efficaci nel caso del coronavirus e che il contagio abbia una probabile, prevedibile, se possibile, conclusione. Ed è incertezza di nuovo quella della paura che non riguarda il valore, ma riguarda il disvalore. E quindi c'è questa specie di strana simmetria che Spinoza pone fra il nostro avere paura di qualcosa e il nostro avere speranza in qualcosa. Pensiamo che la grande teoria politica moderna, la teoria politica istituita da Thomas Hobbes, la teoria dell'autore del Leviatano, del libro sul cittadino, del Decive. Beh, la grande teoria politica di Hobbes si basa sulla paura come elemento che genera, che produce la costruzione artificiale delle istituzioni e dell'autorità e delle istituzioni legittime. È perché in assenza, questo è il punto fondamentale, è perché in assenza di istituzioni e autorità legittime, se le cancelliamo dalla lavagna, se cancelliamo dalla lavagna tutte le norme che regolano le nostre relazioni, allora noi ci troviamo nella situazione della paura generalizzata. È il celebre stato di natura, adesso non c'è bisogno di pensare a immagini fosche. Abbiamo già tante immagini fosche, della guerra di tutti contro tutti, dell'uomo lupo all'altro uomo. Il problema è che Hobbes, dal punto di vista concettuale, acchiappa un punto fondamentale per definire le basi di legittimità delle istituzioni e della politica, e cioè il fatto che se noi siamo in uno stato, se ciascuno di noi è in uno stato di isolamento, è in uno stato di solitudine rispetto agli altri, è naturale che questo generi un'incertezza sul comportamento degli altri e alla fine qualsiasi scelta io faccia da solo e qualsiasi scelta faccia un altro da solo, sarà una scelta che sommata l'una all'altra darà un esito inferiore a quello che potremmo avere se scegliessimo assieme. Ma per poter scegliere assieme abbiamo bisogno di fiducia. Fiducia è il grande complemento di paura e di speranza. È la fiducia che trasforma la paura in speranza.
Ora, questo aspetto della visione di Hobbes è molto importante se noi pensiamo a una serie di dilemmi che ci poniamo quotidianamente in questi giorni difficili, in questi tempi cupi del coronavirus, in giro per il mondo, in Cina, in Italia, in Corea e poi in una forma pandemica, come si usa dire. E pensiamo una cosa, ciascuno di noi tende a evidentemente comportarsi in modo da soddisfare le proprie esigenze, è una cosa del tutto naturale. Ma se ciascuno di noi si comporta tenendo conto esclusivamente di se stesso, l'effetto collettivo, l'effetto sociale è un effetto catastrofico. Perché possa diventare virtuoso l'effetto collettivo, abbiamo bisogno che ciascuno di noi possa in qualche modo conformarsi a regole o a norme in cui avere fiducia che coordinano i comportamenti individuali. Quindi il grande problema del meccanismo della paura nella visione di Hobbes è il meccanismo tale per cui il rapporto, il ponte tra la scelta individuale, la prospettiva individuale e la scelta collettiva e la prospettiva sociale hanno un ponte tra loro che è costituito dalla presenza o meno di istituzioni e autorità legittime e dalla presenza o meno di transiti di fiducia degli uni verso gli altri. Ci sono almeno, se ci pensiamo, possiamo, come dire, aggiungere in una sorta di breve conclusione, ci sono almeno due modi di pensare gli effetti della paura. Vi è un modo in cui ciascuno di noi, provando paura, provando passione di incertezza, cerca di assicurarsi contro il rischio e in qualche modo si chiude, si rinchiude, si rinserra rispetto agli altri. Non si rinserra nel senso elementare per cui dovremmo stare tutti a casa e andrà tutto bene, ma si richiude rispetto agli altri nella forma dell'egoismo, nella forma dell'autoriferimento, nella forma della, si potrebbe dire, claustrofilia. Ma c'è un altro tipo di effetto della paura che possiamo specificare con chiarezza, è quella che io chiamo l'effetto della paura solidale. Cioè che genera solidarietà, che genera, che produce legame tra le persone, che non divide le persone, ma le unisce. E devo dire che proprio in questi giorni di forzate meditazioni, i filosofi non smettono mai, insomma sono dei parolai infernali e continuano a farlo anche in quarantena, in questi giorni mi è capitato di rileggere uno straordinario poema di Giacomo Leopardi, La Ginestra, è praticamente il suo testamento poetico, filosofico, umano. E c'è un punto in cui Leopardi dice, a fronte del rischio, del pericolo, del male, la natura matrigna, eccetera, a fronte del terribile Vesuvio, lo sterminatore Vesuvio, in cui c'è la piccola ginestra umile che però cresce e ce la fa, fiorisce, a fronte di questo gli esseri umani formano social catena, cioè si uniscono in una forma di solidarietà e di assunzione collettiva di responsabilità in quanto devono fronteggiare il rischio supremo e il disvalore. E con questo riferimento a Leopardi mi piacerebbe che oltre al blu dipinto di blu o alle canzoni nazional popolari che si ascoltano negli eccellenti flash mob ai balconi italiani, qualcuno da un balcone in qualche modo desse luogo a reading di poesia. Grazie.